Una diretta streaming del convegno concerto premio Michele Lizzi si svolgerà sabato 27 febbraio dalle ore 10 con la presentazione del volume La sagra del Signore della Nave da Pirandello a Michele Lizzi, scritta dalla brava musicista Rita Capodicasa. Illustri relatori e critici letterari, studiosi della tematica pirandelliana e musicologi interverranno per approfondire i vari aspetti e i temi che emergono dall'esame del volume, a partire dai contatti di Pirandello con la musica, per arrivare al confronto col libretto e l'opera lirica che Michele Lizzi fece sul modello del suo conterraneo. Ciò anche nel recupero della tradizione locale agrigentina, al fine di far rivivere una festa che si svolgeva davanti alla chiesa di San Nicola nella Valle dei Templi. Per rinverdire la memoria di un musicista e poeta, nostro concittadino ancora illustre. Sentiamo l'intervista. Si tratta, diciamo, di un volume ideato nel periodo lockdown, grazie a questa chiusura, a questo isolamento. Ho pensato di rendere omaggio a questo compositore agrigentino, Michele Lizzi, che pochi conoscono, ma dalle sonorità strabilianti. Insomma, lui ha musicato tante opere come Pantea, L'amore di Galatea, ha collaborato con Salvatore Quasimodo, con Renato Guttuso, che fece proprio le scene al Teatro Massimo di Palermo di questa fantastica opera, che non è proprio un'opera lirica, insomma classica del genere, ma è un'opera sui generis, dove c'è il declamato melodico, come avrete sentito dalle nostre esibizioni. Insomma, faremo infatti un concerto in diretta streaming, insomma anche un convegno dove tanti relatori parleranno non solo di questo atto unico di Pirandello, che riprende la storia locale del Signore della Nave, di questa festa dimenticata, di questa festa che si faceva davanti a San Nicola, dove c'è il contrasto fra sacro e profano, e dove queste dissonanze, anche a livello linguistico, nel testo, nell'atto unico di Pirandello, si emergono attraverso le sue solite, insomma, dicotomie, anche le sue, insomma, sue uscite particolari, paradossali, quindi il maiale, la bestialità, l'umana dignità, il giovane pedagogo che difende la dignità, l'umana dignità, come abbiamo sentito, e insomma il Lavaccara che difende invece la bestialità, gli istinti umani. E, insomma, questa è un'opera veramente che riprende le nostre tradizioni. Ovviamente non è un'opera religiosa, perché insomma Pirandello vedeva invece le contraddizioni, l'ipocrisia che a volte c'era dietro questi devoti che si mettevano dietro la processione e che naturalmente, insomma, prima ne avevano combinate di tutti i colori e poi si battono il petto, piangono, dovrebbero essere pentiti, ma non si sa. Questo rimane nel mistero e nel dubbio. E, giorno 27, il 27 di febbraio, ci sarà questo convegno in diretta streaming, di mattina, daremo la locandina, però naturalmente faremo anche delle altre esibizioni dal vivo, Covid permettendo, quando naturalmente questo volume merita di essere approfondito, perché si tratta, diciamo, di un volume molto particolare che analizza finalmente e dà merito e dà giustizia, a questo compositore grande che morì nel 1972, però ancora dopo 50 anni. Infatti la prima fu data al Teatro Massimo di Palermo nel 1971, e quindi adesso siamo nel 2021, sono proprio i 50 anni. Ora il 13 marzo farebbero i 50 anni proprio di quest'opera. La facciamo rivivere a modo nostro, attraverso la voce recitante di qui il nostro attore, medico artista, Salvatore Nocera Bracco. Ringraziamo Fiammetta Bellanga, ringraziamo la collaborazione di Rita Monella del Comitato Scientifico dell'organizzazione di questo evento, promosso col sostegno dell'assessore Samonà, assessore, ricordiamolo, ai beni culturali identità Regione Siciliana. Ringraziamo il nostro sindaco, che ha messo a disposizione questo meraviglioso teatro, purtroppo chiuso, abbandonato, ma adesso oggi grazie a noi è rivissuto, e insomma abbiamo ridato vita a questo teatro. E insomma, vi ringraziamo e speriamo, diciamo, di avere un'orchestrazione dal vivo di quest'opera. Naturalmente ringraziamo il professore Rino Caputo, che ha fatto la prefazione di questo libro, come voi vedete, la prefazione è molto bella. Il professore Università Preside dell'Università Tor Vergata di Roma sarà con noi, ci saranno altri relatori, Zino Pecoraro, poi Gaspare Agnello, Stefano Milioto, e insomma ringraziamo comunque gli artisti che si sono esibiti e che naturalmente potete vedere su YouTube, su Facebook, sabato 27 febbraio 2021.